tecniche e tecnologie mini-invasive per il trattamento del tumore della prostata. Questo sarà l'argomento che approfondiremo oggi con un ovviamente urologo che è tornato a trovarmi, il dottor Francesco Di Bitetto, che ci spiegherà questa, diciamo, opzione che un chirurgo può scegliere in determinate condizioni del paziente, che riguarda, diciamo, l'utilizzo di metodiche innovative che cercano di migliorare come fine il più alto tempo di qualità di vita di un paziente, corretto? Esattamente, buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci ascolta e chi ci vede. Buongiorno a lei e grazie davvero di essere tornato. Allora, anche perché questa è sicuramente interessante, il fatto che sia una metodica innovativa, quindi andiamo ancora una volta ad affrontare un argomento che migliora in assoluto quello che sono le nostre possibilità di prestazione come medici, anche se non sono un medico, nei confronti di un paziente che l'unica cosa che saprà è che in qualche modo si cercherà di migliorare la sua vita il più possibile. Assolutamente sì, diciamo che abbiamo parlato anche in altre occasioni, la sfida della chirurgia è quella di riuscire ad essere quanto più efficace riducendo al massimo l'invasività. Quindi abbiamo parlato di chirurgia robotica, che sicuramente ad oggi è la tipologia di chirurgia tradizionale meno invasiva possibile. Adesso andiamo avanti e parliamo di quelle tecnologie in cui fondamentalmente si cerca di trattare una patologia cercando ancora di più di essere ancora meno invasivi, tanto da quasi non effettuare di fatto un vero trattamento chirurgico, cioè un trattamento estremamente focalizzato su una porzione di un organo affetto da malattia. Esatto, ora in questo caso noi siamo nell'ambito della prostata, quindi del tumore alla prostata, una ghiandola con delle funzioni importanti ovviamente, che qualora sviluppi un tumore può, come detto, in alcune circostanze essere trattata proprio nell'unico punto in cui il tumore si è sviluppato, quindi non tutta la ghiandola. E questa è la grande innovazione. Esattamente, ad oggi le prospettive terapeutiche che effettivamente permettono una guarigione dal tumore alla prostata sono la prostatectomia radicale, ovvero sia l'asportazione della prostata, abbiamo detto nella stragrande maggioranza dei casi si effettua con una chirurgia robotica, oppure la radioterapia, quelle condizioni in cui magari il paziente non può essere avviato a chirurgia oppure non vuole, allora preferisce effettuare un trattamento radiante, quindi si irradia con delle radiazioni la ghiandola prostatica andando fondamentalmente a bruciarla. I trattamenti invece focali si propongono di superare quelle condizioni in cui poi si procede ad un trattamento su tutta la ghiandola, quando invece la neoplasia, quindi il tumore, risulta essere confinato in una singola porzione, e sapendo che in alcune neoplasie della prostata presentano un'aggressività molto bassa, quindi un rischio di progressione locale oppure sistemica estremamente basso. Allora in quei casi io posso pensare di trattare essenzialmente la porzione della ghiandola interessata dalla neoplasia. Ok, ora questo fino a qui è molto chiaro, ma ovviamente va da sé che sicuramente nasconde anche delle problematiche dal punto di vista, soprattutto poi quello che mi viene da chiedermi è del futuro di quella ghiandola, svilupperà nuovamente delle neoplasie, il problema si risolve del tutto? Perché allora, sono domande che mi farei. È una domanda giustissima ed è la domanda che poi di fatto il paziente ci fa e a cui noi dobbiamo rispondere. Partiamo da un concetto. La neoplasia prostatica in tantissime condizioni è una neoplasia multifocale, ovvero sia se io trovo un frustolo positivo alla biopsia in una porzione della prostata è estremamente possibile che possa trovarlo anche in un'altra porzione, anche nel lobo controlaterale, quindi magari non nel lobo di sinistra ma nel lobo di destra. Tende ad essere una malattia multifocale, motivo per il quale ad oggi le biopsie che noi effettuiamo nella diagnosi del tumore della prostata sono delle biopsie che sono sia target quando il paziente si presenta con una risonanza magnetica che è fondamentale per effettuare la biopsia, che ci dà un'indicazione sullo stato della ghiandola se ci sono delle zone sospette, chiamiamoli dei noduli, va bene? E ci dà sia queste indicazioni ma ci dà anche un'indicazione di tutta quanta la ghiandola, motivo per il quale noi quando andiamo a fare una biopsia non diciamo al paziente ti bioptico solo la lesione sospetta alla risonanza ma bioptico tutta la prostata. In questa maniera ho una rappresentazione estremamente chiara di tutta quanta la ghiandola, per cui se ipotizziamo un paziente X con una sospetta lesione nel lobo di sinistra della prostata, gli faccio una biopsia fusion, una fusione di immagini in cui faccio sia dei prelievi target sia dei prelievi sistematici, allora se sono positivi per un basso grado solamente i prelievi target, allora in quel caso sono
ragionevolmente sicuro che nella ghiandola la neoplasia sia solo nella zona sospetta, e allora posso dire al paziente: qui abbiamo una malattia monofocale, cioè un singolo sito interessato da malattia, possiamo pensare ad una terapia focale, cioè quindi trattare solo quella zona lì senza dover trattare tutta la ghiandola, con dei vantaggi termini funzionali. Certo, sapendo, cioè consapevoli che quello potrebbe anche essere una manovra risolutiva in un breve periodo e che poi bisognerà riaffrontare magari con la stessa terapia o in altre modalità. Diciamo che quello è un campo molto innovativo, un ritrattamento focale. Diciamo che siamo ragionevolmente sicuri in quel caso di aver fatto una buona stadiazione locale della malattia, quindi se trattiamo la singola zona, verosimilmente abbiamo trattato del tutto la ghiandola, del tutta la neoplasia. È chiaro che l'imponderabilità esiste, è possibile anche uno sviluppo in un'altra sede in un futuro, motivo per il quale il paziente non è che lo salutiamo dopo il trattamento, non immagino, ci vediamo mai più, immagino. Però continuiamo ovviamente un follow up estremamente all'inizio serrato, poi piano piano sicuramente più dilatato nel tempo, ma dobbiamo essere certi che non si manifestino altre situazioni neoplastiche nel futuro in altre porzioni della ghiandola. Perché ovviamente noi la condizione proprio biologica del paziente non la possiamo sapere in anticipo, ovviamente, quello che succederà o come reagirà la prostata. Naturalmente noi ragioniamo per macro aree, però quello che non che dobbiamo raccontarci, la verità è che la medicina ad oggi diventa una medicina personalizzata, perché ciascuno di noi ha una storia personale biologica, ogni malattia ha una sua storia biologica, poi ovviamente possono essere macro categorizzate, quindi riunite in macro aree, però la biologia, il comportamento di ogni singola malattia è imponderabile. Certo, okay. E questa nuova metodica è una cosa appunto innovativa, la troviamo, la possiamo trovare ovunque, è una cosa che bisogna richiedere o che ci propone il chirurgo qualora come pazienti potessimo essere in quel target? Allora, in linea di massima, richiedere una tecnica non è mai il massimo da parte del paziente, nel senso che il paziente può dire: dottore, c'è qualcosa di meno invasivo? C'è qualcosa che mi permetta magari di conservare meglio la funzionalità erettile, o comunque di avere una possibilità di conservazione della funzione erettile vicina al 100%, o della continenza urinaria vicina al 100%? Che sono le due delle grandi problematiche. Perché spesso il paziente viene e dice: no, perché io ho il vicino che si è operato la prostata e perde l'urina, non ha una funzione erettile estremamente soddisfacente. Allora, tutte quante queste condizioni assolutamente poi rientrano nel cappello degli effetti collaterali delle procedure, certo, in fattispecie della procedura chirurgica. La stessa radioterapia ha degli effetti comunque che possono manifestarsi collaterali a distanza di anche anni, quindi effetti irritativi sugli organi vicini a quelli che vengono irradiati, quindi cistitattinica, proctitattinica, quindi infiammazioni di questo tipo. Allora il paziente può dire: non c'è una possibilità. Il chirurgo, in tutta onestà, può dire: sì, esistono queste possibilità, nel suo caso è una cosa fattibile oppure non lo è. Ovviamente ci sono delle specifiche indicazioni a cui dobbiamo rispondere, certo, per proporre al paziente una terapia focale. Certo, immagino. Ragion per cui propongo la sua mail dr.dbitetto@gmail.com per ogni domanda aggiuntiva, perché se non ha un esperto a chi la dovremmo fare una domanda? Però molto interessante, perché spesso la paura di un'operazione chirurgica è un blocco che non ci fa risolvere delle situazioni. Quindi sapere che abbiamo metodi sempre meno da taglio, per dirla, sì, in maniera un po' brutale, sicuramente rasserenerà molte persone. Quindi la ringrazio moltissimo anche di questo intervento. Grazie a voi. Ci rivedremo per un prossimo episodio, perché andremo ad esplorare altre tecnologie mini-invasive, sempre di forte impatto. A presto. Arrivederci, un saluto a tutti.